incontro qui a Corigliano stamattina. Quali saranno i principali temi della conferenza stampa? Oggi qui a Corigliano presentiamo il calendario crocieristico proprio del porto di Corigliano, ma soprattutto questo protocollo d'intesa portato avanti come Regione Calabria per un'azione spinta proprio nel settore della crocieristica nei confronti di questi quattro porti regionali individuati proprio all'interno del Master Plan Calabria. E quindi abbiamo Corigliano, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria che potenzialmente potrebbero diventare dei porti crocieristici importanti nel Mediterraneo, soprattutto alla luce di questa attività, di questo mercato crocieristico assolutamente in crescita, soprattutto nel Mediterraneo e soprattutto grazie alla presenza di navi non solo europee ma anche americane che iniziano a varcare le porte proprio del Mediterraneo. Corigliano ha delle grandi possibilità, delle grandi chance perché è un porto importante, ha soprattutto alle sue spalle un territorio molto interessante. Una delle principali compagnie mondiali di navigazione, specializzata appunto nella navigazione da crociera turistica, cioè la Costa Crociere, si affaccia al porto di Corigliano Calabro. Ciò che significa? Significa che nell'ultimo tempo il porto ha creato le premesse affinché questo possa avvenire. Diciamo che nell'ultimo periodo è stato approvato il piano di sicurezza del porto. Il porto che era un anno fa ancora aperto, aveva i cancelli la notte aperti, è stato chiuso, viene controllato. E, sono state fatte diversi interventi che hanno reso sì possibile diciamo, l'interesse da parte di queste grosse compagnie di navigazione ad affacciarsi al porto di Corigliano per iniziare un discorso di arrivi di navi che noi speriamo possa diciamo, nel futuro anche rimanere più di quello che è al momento. Quindi possiamo dire che il porto di Corigliano può essere utilizzato non solo a fine industriale ma soprattutto a fine turistici, questa è una scommessa importante. Ci sono alcuni nodi da sciogliere come i costi di attracco che sono molto elevati e questo è un disincentivo a far arrivare nave da crociera perché c'è un costo elevatissimo, spendono circa 8-9 mila euro ogni volta che entrano nel porto, su questo bisogna lavorarci perché altrimenti si disincentiva l'arrivo di questo tipo di navi che sono importanti per tutto il territorio, penso per tutta la provincia di Cosenza. Un fatto estremamente positivo, il vicepresidente della giunta regionale, la dottoressa Stasi, è qui con noi stamattina per sottolineare l'importanza di questo evento, di questa iniziativa che io mi auguro non sia più un'iniziativa estemporanea che possa invece diventare una costante per il nostro territorio. Andy Divieni ha investito molto sul porto di Corigliano. Sì, noi abbiamo investito molto sul porto di Corigliano, siamo dal 2007 che investiamo sul territorio e sul porto di Corigliano perché ci crediamo. Intanto abbiamo nei prossimi giorni il primo attracco il 13 di marzo, abbiamo il secondo attracco il 29 di marzo e un altro ce l'abbiamo a maggio, il 10 maggio. Attracchi importanti perché Costa è ritornando sul porto di Corigliano, ci potrebbero essere delle prospettive serie su questo porto.